Quarto ed ultimo appuntamento con il dottor Calegaro, i pedagogisti clinici come nuova professione. Buonasera a tutti, siamo tornati con un nuovo appuntamento del pedagogista clinico. Siamo di nuovo qui con il dottor Carlo Calegaro, buonasera. Buonasera. Oggi parleremo proprio di questa figura professionale. Che cos'è e come si fa da passare dall'università poi a poter sviluppare questa figura? Certo, il pedagogista clinico è una professione in aiuto alla persona. Tutte le persone di tutte le età, dalla coppia di genitori che affronta per la prima volta la genitorialità con un bambino piccolo, appena nato, poi al bambino che si inserisce nella scuola e con tutte le difficoltà che possono subentrare, all'adolescente che deve trovare un suo spazio nella società e poi all'adulto che nella società moderna è chiamato continuamente a trovare un suo equilibrio e quindi ha bisogno di crescere per adattarsi a questi cambiamenti che sono sempre molto veloci. E poi l'anziano. L'anziano ha delle grandi risorse che spesso non sa di conoscere e quindi non le utilizza. Ecco. Qual è il percorso formativo per arrivare alla figura del pedagogista clinico? Percorso formativo è sicuramente un percorso impegnativo, ecco, perché la nostra è una professione, come tutte le professioni, serve investire del tempo e delle risorse. Quindi, dopo una laurea magistrale si accede a un percorso di formazione della durata di 3 anni, un percorso di formazione specifico perché le competenze si acquisiscono solo attraverso il percorso di formazione, perché gli strumenti vengono consegnati ai laureati che hanno già una base teorica e che Devono metterla in affrontano e devono pratica. mettere in pratica. Quindi è un corso esperienziale attraverso dei weekend che vengono fatti sabati e domeniche una volta al mese. Abbiamo sedi in tutta Italia, una anche a Padova per la zona del Triveneto e attraverso questo percorso alla fine dei 3 anni la persona è in grado di poter esercitare. Soprattutto in questo In momento. questo momento noi vogliamo lanciare un messaggio di speranza ai giovani laureati che non immediatamente, però Con il con tempo. il tempo e con l'investimento che questa professione può dare sicuramente grandi gratificazioni personali, grandi gratificazioni professionali e anche grandi gratificazioni economiche. C'è un albo professionale a riguardo? Abbiamo la nostra associazione, un'associazione riconosciuta a livello nazionale Ricordiamo dall'Unione anche il nome Si dell'associazione. chiama Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici, la quale al proprio interno ha un albo e un codice deontologico come tutte le professioni. Noi abbiamo una rivista semestrale, si chiama Pedagogia Clinica Pedagogisti Clinici, è una rivista scientifica che però comunque viene divulgata a tutte le persone, che viene stampata e presente nelle università, in quasi tutte le biblioteche universitarie, oppure si può richiederla direttamente alla nostra associazione. Ringraziamo il dottor Carlo Calegaro per essere stato qui con noi e per averci illuminato su questa nuova professione. Grazie, Grazie a voi. dottore.